Buongiorno a tutti, raga, Lorenzo Bentivoglio dalla Contea Mezzaluna e oggi insieme andremo a vedere come allevare i nostri amici tacchini. Sigla. Bella ragazzi, allora, vi avevo promesso questo video, ho aspettato un pochino, ma finalmente ci siamo. Innanzitutto, prima di iniziare, ragazzi, se volete, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto. E arrivate fino alla fine del video, mi raccomando, perché le informazioni sono tante e ricche, soprattutto per un argomento così ampio. Anzi, scusatemi se ho la presunzione, che non è presunzione, ragazzi, nel senso non potrò mai in un video dire tutto quello che c'è da sapere sull'allevamento di questi splendidi animali, ma ci proveremo. E prima che mi dimentichi, devo salutare assolutamente il mio amico Carmine Turco, perché mi segue sempre, ci segue sempre, fa parte attivamente della community e ciao Carmine. Allora, iniziamo ragazzi. Gli spazi, ovviamente vi parlerò dell'allevamento all'aperto dei tacchini perché al chiuso, insomma, tutte le attenzioni che magari dovremmo avere per i nostri amici ci sono, ma sono sicuramente minori, ok? Quindi i tacchini, ragazzi, hanno bisogno di spazi abbastanza estesi. Calcolate un 25 metri quadrati a tacchino. Soprattutto hanno bisogno anche di un certo spazio, molto più delle galline, per il ricovero notturno, che è almeno un metro quadrato. Perché, ragazzi, come vedete, questa qui è una razza abbastanza. Ciao Ade! Questa è una razza abbastanza grande, quindi non potete mai e poi mai creargli dei ricoveri come il chicken trattor delle nostre galline, sia per il peso sia per lo spazio. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato il nostro taglialegna, appositamente studiato per tagliare i tronconi di legna con la motosega, ma che per loro è perfetto, resistente, bello spazioso. Allora, attenzione ragazzi, non è che ne hanno veramente bisogno, ok? Perché i tacchini in natura si mettono sotto i cespugli e sono molto più selvatici, fra virgolette, delle nostre amiche galline. Perché? Perché si sono evoluti nei boschi, coloni americani, la loro grande tradizione del giorno del ringraziamento è nata proprio per questo. Una volta arrivati in America, dall'Inghilterra, hanno trovato questi splendidi tacchini e per cibarsene e per ringraziare di tutti i benefici che gli dava madre natura, di tutti i doni di madre natura, avevano scelto questo giorno. E quindi questo per dirvi che sono animali selvatici, quindi se non gli fornite un trespolo per la notte, riposavano e dormivano nei cespugli, negli anfratti o nei rovi, quello dove trovavano. Ma siccome il loro benessere aumenta con un piccolo trespolo adeguatamente costruito, noi glielo forniamo. Dove allevarli, ragazzi? Gli spazi li abbiamo detti. I tacchini, ragazzi, sono molto adeguati alla valorizzazione di terreni scoscesi, perché con le loro lunghe zampe, e sono molto forti per sostenere tutto il loro peso, in terreni che magari solo capre potrebbero rigenerare o trattare, loro vanno benissimo. Ovviamente ho i miei appunti, eh? Perdonatemi se ogni tanto vi fermo, ma le cose da dire sono veramente tante. La loro percentuale maschi-femmine, molto importante. I tacchini, ragazzi, sono animali da branco, un po' come le pecore. Ok, quindi vi consiglio di non mettere mai un maschio e una femmina, perché il loro benessere inizierebbe un pochino a calare, ok? Quindi almeno di fornirgli una famiglia tipo, cioè un maschio e 5 femmine, 6 femmine, ok? Quello, diciamo, è il branco minimo per un tacchino. Molto importante, ragazzi, la convivenza con le galline. I tacchini, ragazzi, purtroppo, se non sono abituati, non è bene che stiano con le nostre amiche galline. Perché questo? Perché tutte le malattie, tutti i virus e batteri che le galline magari riescono a debellare o a conviverci, i tacchini sono molto più delicati, ragazzi, delle loro controparti, delle loro amiche galline. E potrebbero passare le malattie ai nostri tacchini e magari fargli lasciare le penne, ok? Quindi state attenti. Noi abbiamo avuto la fortuna di recuperare delle femmine, che sono questa qui, questo qui è il maschio, delle femmine da un nostro amico che se ne doveva liberare, e fortunatamente le ha tenute per tutta la loro vita insieme a delle galline. Quindi si sono fatte degli anticorpi
che gli permettono una convivenza serena e multispecie per il trattamento del nostro orto perenne. Se non sapete cos'è l'orto perenne, qua c'è il video. Vedetelo sempre alla fine di questo, mi raccomando. Ovviamente si possono allenare alla convivenza con le galline, però bisogna stare attenti, ragazzi, perché altrimenti ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano, non riescono a sopravvivere, ok? Quindi piano piano, con calma, soprattutto nei periodi in cui le malattie magari vanno e i batteri hanno vita un pochino più difficile, come la primavera e l'estate, d'inverno è un pochino più complicato, ma ci si può riuscire. L'accoppiamento, ragazzi, la distinzione, il sessaggio, la distinzione dei sessi. Se un maschio non è in amore, è pressoché impossibile distinguerlo dalle femmine. Ci si riesce, ok? Prima che mi devastiate sui commenti. Ma bisogna fare un'analisi cloacale, come già abbiamo fatto per le oche, come già abbiamo fatto per le anatre. Qua c'è il video. E andare a vedere se è un maschio o se è una femmina. Il problema è che i tacchini, sempre dipende dalla razza, ci sono razze leggere, medie o pesanti. Queste qui sono medie, ok? Andando sul pesante, perché sono abbastanza grandi, pesano sui 10 kg ognuno, quindi. Però è difficile, ragazzi, perché molte specie sono pesanti, quindi a maneggiarli potrebbero farsi male, potresti farvi male voi, perché hanno dei pettorali, ragazzi, allucinanti, cioè vi danno una lata negli occhi, ve lo cacciano l'occhio, ok? Quindi sono molto forti, anche e soprattutto anche le zampe. Quindi come distinguerli, ragazzi? È molto semplice. Una volta, siccome il maschio va quasi sempre in calore, ve lo faccio vedere, questa qui è una femmina, come vedete ha i barbigli, il peduncolo sopra la testa, non molto accentuati, mentre il tacchino maschio, ragazzi, è questo qua. Non appena va in amore, scusate l'ombra, ma purtroppo si muove, non appena va in amore, innanzitutto gli si gonfia la gola, la riempie di sangue, quindi diventa rossissima, ok? Il peduncolo gli si allunga fino ad arrivare al doppio del becco e la testa gli diventa celeste, ragazzi. E fate conto che quando non, ovviamente si gonfia per far vedere tutta la sua mascolinità alle nostre grupi, ok? Ma se non fosse l'amore, vi posso assicurare che è quasi impossibile distinguerlo dalle femmine, perché è così, ragazzi, è allucinante. Cioè, quando non è in amore il maschio è così, quando è in amore il maschio è così. Guardate che differenza. Ah, addirittura qua. Ah, peccato, ragazzi, volevo far vedere l'accoppiamento, ma visto che la femmina era pronta, ma purtroppo gli esseri umani non gli piacciono molto. Vediamo se si riavvicina. Guardatelo in tutta la sua mascolinità. E uno, e due, e tre. No, niente. Ancora non ce l'abbiamo fatta. Niente, ragazzi, bonus del video, piccolo tentativo di accoppiamento maschio-femmina di tacchino, bellissimo. Le uova, ragazzi, le uova, le femmine fanno un uovo ogni 2 giorni, ok? Ovviamente nei periodi più caldi, fino ad arrivare a un massimo di 12. Una volta che raggiunge un 10-12 uova, prende e si mette a covarle, ok? Dopo 28 giorni le uova di tacchino si schiudono, un po' come le galline, per fornirgli un adeguato riparo per le proprie uova. Basta un cespuglio, bastano dei chicken tractor o delle strutture adeguate che mantengano le dimensioni che ho detto all'inizio del video, e poco altro, ragazzi. Vi ripeto, i tacchini sono bellissimi. Scusatemi, sono bellissimi. E sono, vedete, il maschio è particolarmente arrabbiato di non essersi accoppiato. Sono animali bellissimi e sono selvatici, ragazzi, quindi sono più facili da allevare addirittura delle galline all'aperto, ok? Perché, ragazzi, perché riescono a setacciare tutto quanto il terreno messo a loro a disposizione per cercare quello di cui hanno bisogno, ancora meglio, se è possibile, delle nostre galline. Ma bisogna alimentare dei nostri tacchini, se avete un allevamento al chiuso o diverso dall'open range, ok? Settorizzato sempre. Se non sapete che cos'è l'open range settorizzato, qua c'è il video.
Ragazzi, i tacchini, soprattutto in giovane età, ma anche da adulti, necessitano di più proteine rispetto alle galline. Come abbiamo detto nel video su cosa dare a mangiare o come nutrire le nostre galline, sempre qua, se non sapete, e se volete approfondire, necessitano di più proteine delle nostre galline, ok? Proprio ne hanno bisogno, genetico, sia in giovane età, ma anche in fascia adulta. E quindi, o gliele forniamo noi con le Black Soldier Fly, ok? Come già vi avevo detto nel video su come abbattere i costi dei nostri di gestione dei nostri pollai, oppure lo fornite con fave, lupini o comunque tutti vegetali ad alto contenuto proteico, ok? Legumi, lenticchie, qualsiasi cosa, ragazzi, le fate degerminare, come vi ho fatto vedere nel video sulla germinazione, e gli fornite le loro proteine. Ne hanno bisogno, ragazzi, stanno male se non gli forniamo almeno minimo un terzo del loro fabbisogno giornaliero in proteine, ok? Che sono molto bravi a procurarsi il cibo, già l'abbiamo detto, ragazzi. Spero che questo video vi possa essere d'aiuto. Ovviamente, come dicevo, le informazioni sono infinite, ma queste sono, ho ritenuto che siano le fondamentali affinché possiate iniziare un vostro piccolo allevamento di tacchini con un bellissimo primo piano del nostro maschio in amore. Lorenzo Bentivoglio vi saluta, al prossimo video. Bella.